Il miglio nautico viene usato in tutto il mondo come unità di misura per le distanze in ambito nautico e aeronautico. Nonostante non faccia parte del sistema internazionale di misura standard, sembra proprio non volerne sapere di cedere il passo ai suoi ben più noti cugini, il metro e il chilometro. Vediamo il perché. Il miglio, come unità di misura, viene utilizzato da più di 2000 anni. Il nome stesso miglio, infatti, deriva da milia passum, cioè mille passi, che era l'unità che gli antichi romani utilizzavano per le grandi distanze. L'intera rete stradale dell'impero, infatti, era disseminata da una serie di pietre incise, disposte a un miglio l'una dall'altra, che riportavano la distanza dalla capitale e dalle principali città più vicine. Queste pietre erano note con il nome di pietre miliari. Molte di esse si sono conservate fino ad oggi nella loro posizione originale e ci hanno così permesso di scoprire che il miglio romano antico valeva circa 1480 metri. A prima vista questa distanza potrebbe sembrare un po' lunga da essere coperta con 1000 passi soltanto. C'è però da dire che gli antichi romani, a differenza di quello che facciamo noi oggi, consideravano il passus come la lunghezza coperta da un appoggio e il successivo dello stesso piede. Era quindi una specie di passo doppio, e quindi i conti tornano. Col passare del tempo, il termine miglio, inteso come unità di misura delle distanze, entrò a far parte della cultura di tutte quelle popolazioni che erano sotto il dominio dell'impero. Fu quindi naturale, una volta caduto l'impero romano, che queste popolazioni mantenessero in uso il termine, ormai comune, per indicare un'unità di misura di distanza che però era di volta in volta diversa. Nacquero così il miglio russo, quello inglese, quello danese, quello austriaco, quello norvegese, svedese, quello di Prussia, quello rumeno, quello italiano e quello olandese. Tutti quanti stavano ad indicare un'unità di misura di distanza e tutti quanti avevano un valore diverso dagli altri. Spettò alla nascente comunità scientifica nel XVI secolo l'arduo compito di cercare di mettere un po' d'ordine in questo guazzabuglio di unità di misura. Nel 1594, nel Tractatus de Globis, in cui si affrontavano temi di astronomia e geografia legati alla navigazione, si affermava che, navigando direttamente verso nord o verso sud, cioè muovendosi lungo un meridiano terrestre, ci si sarebbe spostati di una distanza di 60 miglia per ogni grado di latitudine coperto. In questo modo veniva data implicitamente una definizione di miglio nautico molto simile a quella in uso ancora oggi. Se muoversi di un grado di latitudine equivaleva a navigare per 60 miglia, allora la distanza dall'equatore al polo poteva essere facilmente calcolata come 90 gradi di latitudine per 60 miglia a grado, cioè 5.400 miglia. Considerando poi la Terra come una sfera e conoscendone con precisione la dimensione, il meridiano era semplicemente una circonferenza di lunghezza nota e la lunghezza del miglio poteva quindi essere calcolata con estrema precisione. Tuttavia, nel secolo successivo, Huygens e Newton misero in dubbio con le loro teorie l'ipotesi di una Terra perfettamente sferica e anzi dimostrarono che aveva piuttosto la forma di un ellissoide di rotazione, cioè in pratica una sfera ma schiacciata sui poli. Il meridiano era quindi un'ellisse e non più una circonferenza, ed avendo questo una curvatura meno accentuata ai poli rispetto all'equatore, anche l'arco di meridiano corrispondente a un primo sarebbe stato quindi più lungo ai poli e più corto all'equatore. Di conseguenza, il miglio così definito tornava ad avere una lunghezza variabile a seconda della zona in cui era misurato. I vari stati scelsero quindi la misura di lunghezza che più si adattava alla loro latitudine. Si vide quindi un nuovo fiorire di misure diverse per la lunghezza del miglio. In questo periodo nacquero il miglio geografico, il miglio nautico italiano, il miglio nautico inglese e quello statunitense. Fu solamente nel 1929, durante la conferenza idrografica di Monaco, che si giunse ad un accordo. Considerata la lunghezza di un circolo massimo, cioè del meridiano più l'antimeridiano corrispondente, di circa 40.000 km, e considerati 360 gradi in un giro completo e 60 primi per ogni grado, si ottiene così 21.600 primi per ogni giro completo. Dividendo quindi 40.000 km della lunghezza media di un circolo massimo per i 21.600 primi di un giro completo, si ottiene la lunghezza del miglio che è 1.851,8 metri, approssimata poi per convenzione a 1.852 metri. Venne quindi stabilita la definizione ufficiale di miglio nautico in vigore ancora oggi. E
Esso era definito come la lunghezza dell'arco di meridiano sotteso da un angolo di un primo di grado, misurata alla latitudine media di 44 gradi e 20 primi. La grande diffusione in ambito nautico-aeronautico del miglio così definito è dovuta proprio a questo suo legame indissolubile con la latitudine. Infatti, gran parte delle carte in uso oggi si basa su quella che è chiamata la proiezione di Mercatore, che è molto valida per una serie di motivi che vedremo in un video dedicato, ma che introduce importanti deformazioni al variare della latitudine. La scala degli oggetti rappresentati, infatti, aumenta man mano che ci si sposta dall'equatore verso il polo, distorcendone forma e dimensioni. Per questo motivo, sulla carta di Mercatore, per quel che riguarda le latitudini, non c'è una scala lineare, bensì una scala a latitudini crescenti, cioè che si allunga man mano che aumenta la latitudine per adeguarsi alle deformazioni subite dagli oggetti rappresentati. La corrispondenza diretta tra il primo di latitudine e il miglio nautico ci permette di prendere la misura di una qualsiasi distanza sulla carta nautica direttamente con il compasso. Riportata questa distanza sulla scala delle latitudini si potrà leggerne il valore in miglia nautiche semplicemente andando a contare a quanti primi corrisponde. L'unica accortezza da tenere sempre ben presente durante la misura è quella di andare a leggere il valore cercato alla stessa latitudine dei punti considerati. Andare a riportare tale valore ad una latitudine diversa comporterebbe inevitabilmente un errore di misura. In questo modo si potranno misurare indifferentemente primi di latitudine oppure distanze in miglia sulla stessa scala graduata, quelle delle latitudini, e con lo stesso strumento, il compasso nautico, senza dover far ricorso a complicati calcoli e conversioni per passare dall'una all'altra unità di misura. Sono proprio l'immediatezza di utilizzo e la facilità nel prendere la misura, dovuta allo stretto grado di parentela che c'è tra il miglio nautico e il primo di latitudine, i motivi che contribuiscono ancora oggi all'enorme diffusione di questa unità di misura, che sarà sì vecchiotta e con una definizione che non è del tutto precisa e rigorosa, ma che si riconferma ogni giorno la regina per quello che riguarda lunghe navigazioni e spostamenti su aree geografiche molto vaste.